Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi vado a parlare ancora una volta di due giocatori usciti tramite SBC negli ultimi due giorni. E sto parlando di Kvicha Kvaratskhelia, Toti Mansion SBC e Luka Modric, Toti Mansion SBC. Quindi diametralmente opposti, perché uno è un giocatore offensivo, uno invece è un centrocampista. Andiamo subito a vedere che cosa ci racconta. Partiamo dall'esterno georgiano, MVP della passata Serie A del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia. 1,83 m di altezza, rendimento, work rate, normale, stelle skill 5, piede debole 5, piede preferito destro, più esplosivo, il suo invece accelerate. E già da questa schermata diciamo che le prime perplessità le possiamo tranquillamente andare a riscontrare, perché abbiamo un giocatore che è normale, e per un giocatore che presumibilmente, date le caratteristiche, dato quello che è anche il suo ruolo di partenza, dobbiamo giocare in fascia, non è proprio il massimo, perché sappiamo quanto è importante il rientra in difesa per gli esterni quest'anno, e quindi un giocatore con normale risulterà molto passivo in caso in cui andiamo ad utilizzare quell'istruzione su di lui, e ovviamente la stessa cosa si ripercuote poi quando magari lo andiamo a tirare noi in difesa manualmente, ma poi non lo andiamo a considerare troppo nell'azione di ripartenza, e lui potrebbe farsi trovare attardato e non supportare la nostra manovra offensiva come si deve. Quindi già questo work rate è un primo campanello d'allarme, ma questo in generale per tutte le versioni di Kvara. Per quanto riguarda invece stelle skill e piede debole, ovviamente sono maxate, per cui perfetto sotto questo punto di vista. Con il sinistro si comporta praticamente come col destro, e poi con le skill, visto anche il body type, fa degli ottimi suola scoop turn perché prende tanto campo, e fa anche degli ottimi reverse elastico e doppio passo. Vediamo poi quelli che sono i ruoli, perché parte da AS, può fare l'ES, ma può fare anche la D, quindi molto versatile per quanto riguarda il caso in cui vogliate andarlo ad ibridare sia da una parte che dall'altra all'interno delle vostre formazioni. Statistiche: accelerazione 91, velocità scatto 92 per un giocatore che effettivamente, soprattutto palla al piede, ripeto, con i doppi passi, non avendo un body type piccolo, riesce tranquillamente a speed boostare e a far valere appunto la sua stazza. Per quanto riguarda il tiro, 86 di finalizzazione e 82 di potenza tiro onestamente lasciano leggermente a desiderare. Per cercare di andare a sopperire a questa situazione, vi raccomando l'utilizzo del timed finishing, che dà un gran boost alle conclusioni di questo Kvara. Passaggio corto 86, passaggio lungo 79, sono comunque dei buoni parametri per quanto riguarda un esterno, perché comunque noi non è che andiamo a fare chissà quali L1 triangolo, la maggior parte sono tutte X driven pass per quanto riguarda questo giocatore per servire le nostre punte che tagliano dentro. 90 di agilità, 76 di equilibrio, 90 di reattività, 92 di controllo palla, 92 di dribbling e 86 di freddezza per quanto riguarda appunto le stats di dribbling. Quel 76 di equilibrio misto a 1,83 m e misto a un parametro di agilità che sì 90, ma appunto è penalizzato da quell'attributo lì e da una fisicità importante, non risulta ovviamente agile come sono agili tanti giocatori, e questo è un po' un problemino quando si tratta di doversi andare a fare i micromovimenti nello stretto, motivo per il quale io questo Kvara non lo consiglio da trequartista né tantomeno da seconda punta, nonostante abbia il tecnico che è il classico playstyle plus che ha per esempio Best, di cui abbiamo parlato qualche video fa, perché vista la sua fisicità non è repentino nei cambi direzioni come altri giocatori. Per quanto riguarda la difesa ovviamente non ci interessa, 83 la resistenza, 81 l'elevazione, 73 la forza e 65 l'aggressività per completare un 74 di fisico. Per quanto riguarda i playstyle, ha il tiro a giro e la trivela in versione basic, per cui molto bene su questo tipo di conclusione. Ha il tecnico plus di cui vi abbiamo parlato, il talento naturale e il trickster che non servono a niente, e poi ha anche un ottimo passaggio incisivo e un passaggio teso che possono tornare comodo. Quindi a livello di playstyle sinceramente molto bene. Però questo qua ha un problema enorme, il prezzo ragazzi, perché 650.000 per questa SBC mi sembra un po' tantino, e mi sembra un po' tantino per diversi motivi. Innanzitutto le alternative interne a questo giocatore. Che significa alternative interne? Significa che c'è la versione radioattiva che è uguale, praticamente differisce per 2 punti di velocità, 1 punto di passaggio e tiro, 2 punti di dribbling e 1 punto di fisico. Ma il giocatore è quello, sia per posizioni alternative che per work rates e le skill, non cambia niente neanche a livello di playstyle, si passa solamente dal trickster plus del radioattivo al tecnico, che è ovviamente migliore, però il radioattivo dalla sua ha la migliore abilità. Quindi
lo riusciamo molto più facilmente a mettere all'interno delle nostre squadre rispetto a questo qui Tottie Mentions, che necessita di icone o giocatori nel Napoli. Per non parlare poi della sua versione evoluzione, perché dalla carta base con la sfida finisher 1-2 si passava a questa versione 89 che ha solamente 5 punti in meno di velocità, però ha una bella trivella plus che per un esterno aiuta tanto a mettere più trivelle dentro. Per cui questa secondo me è la prima problematica su questo Kvara. La seconda è quelle che sono invece le alternative sul mercato, perché voi vi andate a spendere 650.000 crediti su questo giocatore, ma in realtà sul mercato vi potreste andare a prendere tranquillamente un Ribéry 5-5, anche lui col tecnico, work rate migliore perché ha alto normale, e quindi avete un giocatore che è molto più versatile, perché poi è piccolino ed è agile, molto più agile di Kvara. Può fare l'esterno, la seconda punta, il trequartista, costa di meno, ve lo potete rivendere e cambiare quando vi siete stufati o volete provare altro, e non avete buttato inutilmente delle carte magari che potevate impiegare da altre parti. Quindi, qual è il mio consiglio? Sinceramente lo eviterei. L'unico modo di sbloccare questo Kvar, secondo me, se avete proprio una grandissima quantità di fodder, non sapete che farmene, siete fan, tifosi del Napoli, ve lo volete tenere, Kvara che vi fa la linguaccia, ve lo andate a sbloccare, consapevoli però di tutte quelle che sono, secondo me, queste problematiche. Veniamo adesso all'altro protagonista di giornata, ovvero Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, Tottie Mention SBC, 1,72 m di altezza, normale il work rate, 4 skill, 4 abilità, piede destro, stile di corsa esplosivo. E anche qua da questa schermata riscontriamo delle prime anomalie, perché un giocatore che noi presumibilmente vogliamo giocare mezzala in un centrocampo a 3 o CC vicino a uno un po' più fisico, più difensivo, con questo work rate normale, secondo me in questo reparto qua troviamo proprio quella che è la combinazione peggiore. La combinazione che rende Yaya un fenomeno che dovrebbe essere sulla carta invece un po' passivo, un po' addormentato, perché i normali sonnecchiano un po' in fase difensiva se non li selezioniamo, se non gli andiamo a dare la palla con l'L1X difficilmente si buttano subito a capofitto nel rilanciare l'azione, e soprattutto non indietreggiano automaticamente all'interno della nostra area di rigore per aiutare la difesa. Quindi il work rate è il peggiore in assoluto. Questo qui ha in alternativa rispetto agli altri Modric il ruolo CDC, che potrebbe tornare comodo a livello di ibridabilità, però le statistiche, voglio dire, sono le solite. E perché vi dico se sono le solite? Perché, ragazzi miei, è questa carta identica, sputata, alla versione Champions League che è sul mercato. Anzi, cambiano alcune stats che sono a favore di Modric versione verso la fase eliminazione UCL. Qual è la differenza sostanziale tra queste due carte? Che Modric, quello uscito ieri, prende il pinged pass, ovvero il passaggio calibrato, che vi permette di velocizzare ulteriormente i vostri passaggi raso terra, soprattutto i driven pass, perché i driven pass azionano subito questo passaggio calibrato. Ne avevamo bisogno? Probabilmente no. Cosa avevamo bisogno magari su questo Modric? Un 5 piede debole, un alto, ma anche un normale alto o un alto normale. Fatemelo eccellere in qualcosa sto Modric. Potevamo aver bisogno di playstyle difensivi, un intercetto, un procione, potevamo magari avere una batteria, un tiro a giro, ma banalmente anche un rapido, una prova di pressing che ci venivano a dare una mano in situazioni in mezzo al campo. Per cui, sincero, io non capisco la scelta che c'è dietro questo giocatore, anche perché è stata apprezzata malissimo sta sfida. E questo costa 1 milione di crediti quando ci sta quell'altro sul mercato che ne costa un quinto, 200.000. E ieri voi direte, cavolo Matte, ma perché ci stai parlando di sto Modric? È inutile. E invece no, io vi devo parlare di sto Modric, perché ieri durante la live tante persone mi hanno chiesto, Matte, ma come lo vedi? Mi sembra devastante, è definitivo, lo sblocco, che te ne pare? Raga, ma a me mi sembra proprio lampante che ci stanno cercando di fregare questo Modric. Per cui, per me, bocciatura completa su tutta quanta la linea. Credo che a memoria questa è la peggior SBC uscita rapporto qualità-prezzo, e visto che c'era già un altro giocatore uguale, hanno fatto un doppione. E poi magari ci farò un video su questa questione di come hanno gestito i Tottie Moments, perché i Tottie Mention, scusatemi, perché non è che proprio mi ha convinto, sono tutti quanti fotocopie di altre versioni. Ragazzi, anche per questo video è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto di Kvara, mentre per Modric, insomma, penso che siamo tutti quanti d'accordo senza dilungarci più di tanto. Poi vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, da mattina fino a pomeriggio, e a me non resta altro che augurarvi una buona domenica, un saluto dai vostri Beroschi e a presto. Ciao!